Il drapeau a Deux Vive. Questo è il brano scelto come inno del Piemonte che è stato presentato a Palazzo Lascaris e le cui note sono risuonate nel Belvedere con il quintetto strumentale Ars Nova Orchestra che ha accompagnato la soprano Ilaria Quilico e il tenore Dario Prola. Il Piemonte per l'Europa, gente della piana e gente brì. Il brano è stato musicato dal maestro Fulvio Creux. Il testo è tratto da due poesie dello scrittore e poeta Camillo Brero. L'individuazione dell'inno è arrivata in seguito all'indicazione del Centro Gianni Oberto, quindi l'approvazione in aula di uno specifico emendamento alla legge di riordino 2024 e infine la deliberazione finale da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Già 5 anni fa si è partito con l'idea di proporre un inno del Piemonte, della regione Piemonte, un inno istituzionale, si è partito con tante idee, decine di proposte che si sono discusse negli ultimi 3 anni nel Centro Gianni Oberto, Centro Culturale della Regione Piemonte, un testo condiviso da tutto il centro, da tantissime centinaia di associazioni che ho audito e sentito in questi anni. Ho pensato primariamente a 2 cose, all'antica nobiltà del Piemonte e della sua bandiera e anche un po' alla sua geografia. Tant'è che la parte iniziale, quella trionfante, oltre a rappresentare, a invitare l'animo al rispetto della bandiera, ricorda anche le montagne in un certo senso, con i suoi alti e bassi, perché sale, scende, po. La seconda parte, quella più cantabile, invece ricorda l'altro aspetto del paesaggio piemontese, le pianure, le risaie e le colline ricche di vino e di ogni altra delizia della natura. Il Consiglio regionale ha deciso che il brano sia eseguito in occasione delle ricorrenze istituzionali regionali, istituite con legge regionale, nonché durante le cerimonie, le commemorazioni, le celebrazioni e gli altri eventi ufficiali, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Regione o di loro delegati e della bandiera o del gonfalone della Regione Piemonte.